L'impianto fotovoltaico installato nel 2012 salva lo stadio del ghiaccio di Asiago. Letteralmente, turisti, praticanti di hockey e pattinaggio artistico e sportivi dilettanti possono tirare un sospiro di sollievo. Grazie all'impianto voluto con lungimiranza dall'allora sindaco Andrea Joss, che il comune non dovrà prendere la decisione dei colleghi di Alleghe, che con una bolletta dell'energia elettrica aumentata del 500% hanno dovuto chiudere il palazzetto sportivo. A dare la bella notizia, il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Sterna, che ha spiegato: grazie all'impianto fotovoltaico collocato nell'anno 2012 per volere lungimiranza dalla giunta del sindaco Joss sul tetto del nostro stadio, il comune di Asiago ha avuto la possibilità di abbattere i costi della corrente, permettendo il funzionamento dell'impianto senza i gravi limiti dovuti alla dilatazione delle spese che oggi altrimenti saremo costretti a sopportare. Gli aumenti registrati sono contenuti se solo si considera che dall'inizio dell'anno sino al mese di agosto le spese di energia elettrica che abbiamo sostenuto per alimentare la piastra del ghiaccio ammontano a 136.200 euro contro i 97.200 del 2021.